お前の音、cari videogiocatori, ben ritrovati da Danimania Retro Games. Bene, come state? State bene? Io sto bene. Oggi parleremo di un articolo particolare. Se abbiamo parlato già di questo gioco Hulk, cosa diremo dell'incredibile Hulk creato dalla casa Sega? Parliamone meglio. Scusate. L'incredibile Hulk è un videogioco d'azione basato su film del 2008, anch'esso gioco del 2008, e qui ci ritroviamo di fronte ai più grandi nemici dell'incredibile Hulk, noi che impersoneremo appunto il nostro caro supereroe della Marvel, cercheremo di farci strada annientando i nemici più noti della serie Hulk. Questo gioco, oltre a essere uscito per Sony PlayStation 2, uscì anche per PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo Wii e Microsoft Windows. Sviluppato dalla Edge of Reality, pubblicato dalla grandiosa casa Sega, questo gioco prevede un gameplay differente di questo. Se questo gioco ho avuto modo quasi di completarlo, il gameplay è un po', diciamo, con l'andare avanti del gioco diventa un po' monotono, non posso dire altrettanto di questo, perché questo è completamente diverso. La grafica è molto più spettacolare, gli incontri sono più epici, ma il gameplay risulta molto ma molto difficile anche nei primi momenti di gioco. Ma per farvi comprendere meglio di che cosa sto parlando, vediamo di dare uno sguardo più intenso a questa custodia. Vediamo il nostro protagonista in prima pagina, Hulk, che spacca qualcosa, un paio di macchine. Nel retro troviamo le varie immagini, già da qui vedete un pochettino la grafica come è diversa e migliorata rispetto al suo predecessore, considerando che i creatori sono diversi. Troviamo il fantastico manuale di istruzioni, che il manuale, come dico sempre, in un videogames ci deve essere. E poi il nostro bel gioco. E adesso andiamo al gameplay. Ok, iniziamo il nostro gameplay. Incredibile Hulk, se non altro un gioco da provare, molto molto interessante per gli amatori del genere. Io vi consiglio di andarlo a recuperare e farci anche qualche partitina. Detto questo, cari videogiocatori, noi ci vediamo al prossimo video e speriamo che non ci sia nessun altro a cercarmi. E anche questo è fatto. No, no, di nuovo. No.